Approfittando del turno di riposo della capolista città di Guardavalle, le inseguitrici fanno il loro dovere, vincono le rispettive partite e si avvicinano appunto alla testa della classifica. Cominciando dal Real Pizzo, che è secondo in classifica, oggi ha un punto di distacco proprio dalla Guardavalle, che ha vinto la propria partita casalinga 3-1 contro il Real Mileto nell'anticipo di sabato. Bene hanno fatto anche le altre inseguitrici, Real Parghelia, Piscopio e Pino Donato Taverna. Il Real Parghelia batte 2-0 la Rosarnese, anche qui in questo caso nell'anticipo di sabato. Il Piscopio batte 2-1 il Città di Soverato e il Pino Donato Taverna va a vincere a Gimigliano contro il Comprensorio Carace per 2-0. E quindi quello che si poteva presupporre, visto il turno di riposo, si è verificato. Però da segnalare che proprio la squadra di Pizzo, il Real, che si trova attualmente a un punto di distacco dalla squadra di Gesualdo Calabrese, attualmente deve fare però il suo turno di riposo quando sarà previsto dal calendario. Sul resto del fronte dobbiamo segnalare l'ennesima sconfitta interna del Real Montepaone, questa volta contro la Rombiolese, un Real Montepaone che non riesce a venire a capo per una certa continuità diciamo di risultati nel campionato. Oggi sarebbe fuori dalla zona playoff. Va male, peggio anche anzi, alla Città di Soverato, che ha la sua terza sconfitta consecutiva e adesso è risucchiato nella zona playout, e quint'ultimo con un punto di vantaggio sul Martelletto Settigiano e 2 sul Comprensorio Coraggio. E da segnalare anche la sconfitta del Borgia, dopo 3 vittorie consecutive oggi si fa battere dalla Promosport in casa 1-0, una Promosport che è in netta risalita, tant'è vero che si trova adesso a 13 punti, quasi a ridosso, proprio a 3 punti dalla Pino Donato Taverna, che sarebbe la quinta squadra per la zona playoff. E quindi un campionato che è un po' incerto sia per la testa, ma ripetiamo, qui ci sono le soste che dovranno decidere quelle che saranno le squadre in fuga o inseguitrici, e anche in coda, perché se pensiamo dagli 8 punti del Comprensorio Corace ai 15 del Real Montepone, che è appena fuori dalla zona playoff, ci sono appena 7 punti, cosa, diciamo, 2 partite in pratica con il campionato di 3 punti, e quindi tutto può succedere, classifica corta in questa zona di campionato. E vedremo adesso con il prosieguo del campionato come si evolverà. Certo che il Guardavalle si aspettava di essere accorciato almeno nelle distanze in classifica, però poi ripartire già da domenica prossima.